vedere, cioè i live sono, non posso descriverli io, sarebbe, no, più, giusto, vederli, sarebbe vederli. Più giusto farli descrivere dal pubblico, però io dico venitevele a vedere. Sì, bisogna vedere. Io personalmente non ho mai fatto un live così, come penso anche loro. Quindi... Ecco, come dicevamo nelle puntate precedenti, noi comunque quando stiamo assieme ci divertiamo molto, ma molto, 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 molto. Ma al di fuori dell'immaginazione, amico mio. Quindi, beh, sono live divertenti. Sì, ha un'attitudine molto, secondo me, molto più rock che rap, poi in effetti. Quindi c'è, vogliamo che la gente poghi, no, quando sta sotto di noi. Posso dire una cosa a DJ TV? Lui spacca. Sì, sottoscrivo. Come vediamo la musica in Italia in questo momento? Per l'hip hop sicuramente è un momento felice. Tanti dicono che non è un momento felice, lo trovo un momento più che positivo, perché comunque vedere tanti artisti pop italiani in classifica, tanti artisti pop italiani che vendono e che comunque arrivano all'attenzione di chiunque, del grosso pubblico, per me è una cosa positivissima. Alcuni dicono che insomma stiamo vivendo un periodo negativo dell'hip hop, io vedo il contrario. Sì, ci sono tanti gruppi in classifica, quindi comunque ci si aiuta a vicenda, questo è fondamentale. Però se ti devo dire che ho degli stimoli io personalmente o dalla musica italiana sarei un ipocrita, cioè, quindi comunque c'è anche molta, è tutto ultra piatto, soprattutto il pop, guarda, in questo momento non vedo niente di nuovo. Per esempio, il pop estero è qualitativamente davvero fatto molto molto meglio del pop italiano, della musica pop italiana. Ma perché si circondano di produttori innovativi, e questo è il discorso, è come Madonna che per fare l'ultimo disco avere comunque più successo, più visibilità, non è che ne abbia bisogno, però per avere un sound più fresco è andata a chiedere produzione a Timbaland, a Pharrell, a Kanye West, che comunque, vi ho elencato tre personaggi che hanno fatto sempre black music, cioè arrivano dal rap comunque tutti, quindi automaticamente credo che in Italia sarebbe anche bello, è assurdo, però che Laura Pausini si facesse fare un beat da... Taiwan. Ma no, vabbè, non per forza io, da Deleterio per esempio, non so. Io avevo la cassettina della Soul Is Dead, proprio Saturday, il mio scratch preferito, infatti l'ho citato nel disco di Videomind. E quindi per me della Soul sono proprio... Per me sono il top, sono il top. Gruppo top. Sì, della Soul poi noi comunque... ci ispiriamo anche un po' a loro, sotto l'aspetto della comunicazione, soprattutto del linguaggio, perché come ti dicevo, comunque loro arrivano a tutti. Cioè, un gruppo geniale nell'hip hop, ma capace di arrivare a chiunque. Quindi le adoriamo, De La Soul. Forse uno dei miei gruppi preferiti di sempre. Ok, ci vediamo quei tre chiattoni dei De La Soul con Me, Myself and I. Video mai. È normale, è stato l'ultimo pezzo dell'album, praticamente. E poi il primo ad uscire, in realtà, il singolo. Dovresti spiegare perché si chiama È Normale. Perché si chiama È Normale? La roba di Eddo Baal. Ah, sì, chiaro. Vabbè, abbiamo scritto a casa mia, tutte e tre. Siccome avevamo questo intercalare che su ogni cosa che ci dicevano, noi rispondevamo Eddo Baal. Vedete che sarebbe normale in napoletano? Come se, cioè, è la risposta a qualsiasi domanda, quando non sai che cosa risponde, abbiamo detto io vogliamo fare proprio normale e parliamo proprio del... Ragazzi, vogliamo fare normale. Tanto male, siamo usciti con È Normale alla fine. E il pezzo, credo che sia uno dei pezzi più allegri del disco, e parla comunque del caldo e delle avventure che si possono fare quando fa caldo e non ce la fai a stare chiuso in casa. Forse addirittura, cerco di scriverti un disco. Stasera non riesco a dormire, ma cerco di scriverti un disco. E poi aggiungerei che comunque la produzione musicale di quel pezzo lì forse è la mia preferita dell'album. Proprio il groove, cioè, io l'adoro. Grande Rai. Adesso ci vediamo, Videomind con È Normale. Babà! Chiedi. Se è normale, non capisco, non riesco a dormire, ma cerco di scriverti un disco. Non guardo l'orologio e fermo già da un po'. Allora, la maglietta che ha lui è la maglietta del nuovo Def Jam Rap Star, del nuovo videogioco della Def Jam, di cui noi siamo testimonial italiani e in cui ci saranno delle tracce nostre giocabili. Che uscirà presto. Eh sì, Def Infatti... Jam Rap Star. Adesso tenetevi un po' informati con Fresh News. Partire da un concetto di musica di genere, questa è una bella domanda, perché a me piacciono tanti generi.
e penso anche a loro, quindi non riusciamo neppure ad identificarci in una nicchia. Cioè, forse ci riferiamo, cioè, al momento ci riferiamo ad una nicchia perché non è che siamo in classifica, non è, però ci piacerebbe comunque arrivare a quante più persone possibili, quindi avere come riferimento una nicchia significa autoghettizzarsi, per quel che mi riguarda, non è nostra intenzione. Beh, siamo anche diventati un po' più grandi, quindi automaticamente è giusta anche un'evoluzione nella comunicazione, nel fare musica. Cioè, io sono arrivato a un punto che dopo che ho fatto anni di scratch soltanto, quindi ho ricercato tantissime cose, ho attraversato dal jazz, cioè cose comunque fusion, molto ambient, così, più da colonne sonore di film. Adesso voglio vedere diciamo la pista che si crepa, che si spacca, beat filler, per citare. Il primo fan dei Videomind. Posso dire che la mia famiglia sono dei gran fan dei Videomind. Mio nipotino di 2 anni che impazzisce per Videomind. Questo posso dirtelo. Poi vabbè, un pochettino tutti gli amici nostri sono dei gran fan di Videomind. Proprio il primo fans, fondamentalmente, è che non è che abbiamo dato soldi per dire mettiti e dacci una mano in certe cose. Forse è proprio Daniele Franzese il primo fan. Sì. Luca Nightskin è uno dei primi fans di Videomind, che ha lavorato per noi, ma veramente per la gioia di collaborare a un progetto che comunque gli piace. E adesso fatevi un salto nel passato con All This. Noi non parliamo di politica perché forse non ci piace neppure la politicizzazione della musica. Però cioè, in Videomind comunque ci stanno tante nostre analisi dei problemi sociali che ci viviamo, quindi sempre col sorriso, però politica intesa in questo modo sì, però se, non cioè, è politica quella. Se parliamo di politica come se vogliamo parlare di neri o di rossi o come il vecchio hip hop da centro sociale, quello è no, ma poco ma sicuro, perché noi non ci schieriamo, noi quello che ci troviamo, che nascerà, ce lo prendiamo, però non è che ci siamo riuniti o facciamo questa cosa qua pensando di... No, ci fa piacere che comunque ci dici sta roba, che siamo una ventata di freschezza e di positività, ma... Non sappiamo però la reazione. Non è che è studiata a tavolino sta roba, cioè comunque è quello che siamo. Io penso che tutto in piccola misura può migliorare quello che ti circonda. Quindi... Ci sono persone e persone, perché io conosco persone che quando soffrono in amore si ascoltano Tiziano Ferro, che praticamente ti finisce di uccidere, però poi sfogano talmente tanto che tornano allegri, quindi dipende anche lì. Penso che è più facile che la musica nostra comunque piaccia già a persone che sono prese bene dalla vita. Magari chi è depresso e chi già ha problemi grossi suoi, magari la roba nostra difficilmente possa piacergli, ma... Noi ci piace la gente come noi, la gente che vive con... No, anche perché, cioè, per il famoso concetto della musica che ci salverà, c'era uno spettacolo vecchissimo, si chiama Scugnizzi, uno spettacolo napoletano, dove a un certo punto domandano a questo prete: ma tu sei convinto che prendendo questi ladri di strada e farli cantare, questi non rubano più? Lui risponde: non rubano più, ma almeno per 5 minuti questi non rubano. Continuano a rubare, però almeno per impegnandoli in qualcosa di così positivo li facciamo stare bene. Almeno 5 minuti. All right, everybody, that's a wrap. Noi siamo i Videomind. E in questi giorni ci avete visti. Su The Flow. Paura, Clementino, su The Flow, DJ TV. Queste sono le facce. Che dire, salutiamo insomma un po' tutti, quelli che ci supportano. Continuate a sentirvi la nostra musica. Ringraziamo DJ TV e The Flow per averci ospitati. Compratevi After Party, l'album che è fuori. Yes. Fa il ciak, guarda. Ciacchiamo. Ciacca lì.